veramente una casa da dentro, trasparente dappertutto, da dentro e da fuori. Cosa che non è stata. Butturini, 2 anni fa, luglio dello scorso, 2 anni fa, ci convocò alla nostra stanza, a me personalmente in qualità di capo delegazione della mia componente, e appunto al capo, e ci chiese: siete d'accordo di rivisionare il bilancio, dando naturalmente anche alle opposizioni, alle minoranze, le commissioni di garanzia, affinché ci possa essere quella democrazia partecipata e quella democrazia interna, il sindacato che prevede che le minoranze facciano il controllo, cioè il e noi eravamo d'accordo, abbiamo detto no, che cambiamo questo statuto in meglio, così che siamo un po' i pionieri di quella che può essere una ventata di democrazia. Bene, 2 anni dopo ha smentito se stesso, ha fatto anche smentire purtroppo Lazzaro Pappagallo, il quale è venuto a dirci, la ricordo, di giovedì notte, quindi precedente a questo congresso, che no, le opposizioni devono rimanere opposizioni, la sintesi politica che noi abbiamo propugnato, che è giusto, anche diciamo così, portare avanti, perché anche noi, se fossimo stati maggioranza, dovrebbe parlare più forte, di limitare, chi non ha nulla da temere, male non fare, paura non avere. E invece qui qualcuno ha paura. E allora, io volevo ascoltare la replica del segretario uscente, e volevo ascoltare anche la replica, o forse il discorso di insediamento del nuovo segretario, che mi auguro che sarà la San Pappagallo, perché da mesi che già questo nome, io lo ringrazio perché è una persona onesta. Però essere onesti non basta, bisogna essere onesti e bisogna che qualcuno controlli questa onestà. Perché anche io posso dire, giurare sulla mia onestà. Io non credo che nessuno di voi possa dire di essere disonesto. Si alzi in piedi e dica a qualcuno che non si definisce onesto qui in questa sala. Eppure come mai qualcuno stranamente, diciamo, non fa vedere le proprie di quella onestà quando stila il bilancio di una situazione che è di circa 1,5 milioni l'anno, compresi i finanziamenti che versa l'INPGI nelle casse del nostro sindacato? Beh, allora non vogliamo questa trasparenza? Allora questa sintesi politica di cui tanto andate sbandierando voi della maggioranza, dov'è? Come mai questo sindacato che noi vogliamo proiettare verso il futuro non concede neanche il minimo controllo delle proprie azioni? Allora io penso che Butturini, che se ne sta andando, sta lasciando nelle mani del prossimo segretario una consigliatura il cui lato oscuro è quello che nessuno vorrebbe. E allora, siccome potreste un giorno voi essere la minoranza, allora io vi chiedo di revisionare quello che avete approvato ieri a maggioranza e dare alle minoranze, alle opposizioni, la possibilità di controllare, di vigilare. E in questa vigilanza, caro Massimo Rocca, caro Presidente, dovresti pensare che un giorno potreste essere voi mutati dall'altra parte. E allora perché, siccome la legge naturalmente c'è, e fa pubblicare i bilanci, ma senza allegati, senza fatture, senza i nomi delle società, senza i nomi dei consulenti, senza, diciamo, i prezzi, i costi di questi consulenti, ma allora scusami, io vi chiedo un atto di responsabilità, perché se poi qualcuno onesto, però distrattamente, magari diciamo, in un bilancio può anche favorire una società amica, questa società amica magari sbaglia, fa un danno. Abbiamo visto all'inizio il nostro presidente Camporese indagato per truffa ai danni dell'istituto che presiede. Nessuna parola è stata detta dai sindacati, nessuno che si è alzato a dire la cassa dei giornalisti può subire un danno, nessuno, è una ipocrisia peggio, diciamo, di quella della Prima Repubblica, siamo alla meno della Prima Repubblica e noi dovremmo essere il sindacato proiettato verso il futuro. No, caro Paolo Butturini, tu non è che mi fai incazzare, mi fai strano incazzare, perché quando tu non dici neanche una parola e sei il segretario della maggiore associazione italiana sulla questione delle leggi, hai fallito. Per me hai fallito. E questa ipocrisia, se si riverbera, si perpetua nelle altre, chiaramente in tutte le altre sfaccettature, abbiamo fallito anche noi. E allora, siccome io vi chiedo un atto di responsabilità, caro Lazzaro Pappagallo, non prendere questa associazione e questa consigliatura così com'è. Rivoluzionala, metti mano allo statuto, dai alle opposizioni alle garanzie che giustamente sono non solo per legge ma anche per
io la chiamerei genetica, perché questo noi dobbiamo fare. Se è vero che noi siamo veramente, diciamo, dei giornalisti che vanno al di là della legge così com'è, dobbiamo migliorarla veramente. Allora, se vogliamo migliorarla, grazie al Presidente, finisco, allora se vogliamo migliorarla, io aspetto, mi aspetto da voi, donne e uomini, un atto di responsabilità nei confronti della nostra categoria.